tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra 100 baby challenge allora ragazzi siamo tornati di nuovo in casa Turner nella casa principale e non ho ancora avuto tempo di andare um, sì, vabbè, Matthew, tesoro, mamma mia, effettivamente quanto sei pallido E um, non ho ancora avuto tempo di occuparmi delle ultime due che hanno abbandonato il nido Quindi, ragazzi, vi ricordo um, Altea e Alexis, mi pare O Altea se te, non mi ricordo mai Ecco, ok, no, allora, dunque, Alexis Sì, e Margot Ragazzi, quaderno alla mano Quaderno delle meraviglie, ok Perché mi sono resa conto la nostra ecco fra 6 ore entra nel terzo trimestre quindi io in questo episodio vorrei assistere al parto e quantomeno iniziare una nuova gravidanza ragazzi perché eh, cioè è proprio necessario allora tesoro non sei molto giocosa brava vatti a vatti a riposare perché guarda è proprio necessario che non eh, ti fai un riposino e quindi ragazzi sono in attesa dell'ennesimo parto eccolo qua Senti, abbraccia tuo figlio. Potresti chiedergli qualcosa. Raccogli una donazione fama. No, non ti serve raccogliere una donazione. Potresti invece magari indagare un po'. Ecco, chiedigli dei progetti futuri. Sai, mamma, essere un vampiro non vuol dire avere giornate di pioggia come pensavo. Anzi, eh, posso viaggiare alla velocità della luce. Più veloce di un aereo, inoltre non soffro il caldo. Beh, insomma, dipende, bello mio, sotto al sole voglio vedere. Oh, Tesoro, ma la mamma. per la mamma l'importante è che tu sia felice. Certo, mi dispiace che non puoi più goderti un cappuccino con la tua mamma, però mi raccomando, stai riparato dal sole, va bene? Dai consigli familiari, certo. Oh. E ricordati, la famiglia prima di tutto, tua madre lo sa bene, eh, ti credo tesoro mio, 500.000 figli, ma certo mamma, so perfettamente che la vita non è un gioco, inoltre, in quanto vampiro, ho una saggezza che gli altri non hanno, sì vabbè tesoro, in realtà so che vorresti solo comprarti un'auto e magari goderti una bella vacanzetta, anche se hai la pelle di pietra, tua madre lo sa, va bene, ma cosa c'entra? Vabbè, ok ragazzi, insomma, avete capito? Ma qua ho toccato? No, ok, perfetto eh, Mamma, tranquilla, non preoccuparti so assumermi, assumermi le mie responsabilità Va bene, ok Quindi ragazzi, qualcosa c'è da fare? Pronuncia un discorso fiducioso nel quartiere delle... no Ragazzi, non siamo al mercato delle spezie Ma non ci penso proprio non, Cioè, non, non me ne frega un pero Del resto, ragazzi, lei sta a palla Andiamo a occuparci dei piccolini Piuttosto Eccoli qua ma perché state col maglione? Cambia abito. Cerchiamo di indossare qualcosa di fattibile. Ecco, e magari potresti iniziare a insegnare le forme a Brian. Mentre invece il patatoso... Dennis Patato. Tu potresti... No, prima ti cambi perché veramente mi, fa, mi fate soffrire. Quando li vedo, ragazzi, vestiti. So che fa caldo, e vestiti così, veramente. Tu continua ad impilare, patata. Patato, 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 no, patata. Eh, vabbè basta ciarlare, vogliamo andare da tuo figlio? Deve venire lui a chiedertelo. Balbetta. Va bene, vai a balbettare con la mamma facciamo un po' un rapido punto della situazione ragazzi sono contenta perché eh, nello scorso video diciamo dello speedcast avete tutti apprezzato il cambio look di Altea e veramente ragazzi mi piace veramente ma veramente tanto quindi ora noi abbiamo la responsabilità su cui dover lavorare che tuttavia non sta messa malino inoltre eccola qua dobbiamo lavorare su questo consegui il livello 3 di un'abilità ora compiti a casa non è iniziato praticamente non schifo. E lei non possiede abilità, ragazzi. Quindi possiamo decidere noi. In mazza proprio zero è eh, come tabula rasa, proprio, ok. Poi. Siamo da Elara, ragazzi. Vediamo un attimo, io sì, c'è ancora sta sfida della positività, che, poi è pure rimasta, ma perché? Ora non mi ricordo nemmeno quale le aspirazione lei avesse, ragazzi, mi dispiace tanto, ma non me lo ricordo. Quindi vedete. Perché ragazzi, non sempre scrivo proprio tutto, tutto sul quaderno. Anche una questione un po' di. E infatti, non avevo scritto una cippa lippa. Quindi, voi, se voi vi ricordate, fatemelo sapere. Se no, cambierò e metterò un'aspirazione a caso. Tanto non è che sia vitale, insomma. Eh, però, ecco, volevo sapere più, più o meno quanto le resta. Eh, dobbiamo lavorare anche, su, anche con lei sulle abilità. Per forza. Oh, brava, insegna tesoro. Così poi dopo. È un po' più indipendente. Tra poco anche vasino. E anche lui, tra poco vasino. Quindi. Senti, tesoro, svegliati dai. Perché poi. Fai una doccia riflessiva. Perché poi dovrai metterti qua a fare i compiti. Eh, lo so, cara mia, la vita è dura. Che dobbiamo fare? La stessa cosa puoi fare a tua sorella, non preoccuparti, perché sì, cara, sveglia. C'è tempo per dormire, nessuno dorme adesso, quindi poi dormirai più, più avanti, vai, fai i compiti. Dormire, ragazzi, fare compiti, ma anche sviluppare abilità, eh, quindi qua siamo veramente, come sempre, con i minuti contati. Quindi diamoci da fare. Sì, diventerai un pescatore patato, chi lo sa? Lui è un artista. O oh, andrà a caccia di orsi, spero di no, tesoro, magari a studiare degli orsi. Ok, um, quindi direi che possiamo velocizzare un pochino. Eh, lui dovrà andare in bagno, ti Te prego tesoro, sbrigati. Più che altro, ecco, vorrei... Veramente ragazzi, mi piace proprio tanto con questo cambio look. Mi piace veramente, ma veramente tanto. Sta decisamente meglio, cioè, sembra veramente un'altra. Tesoro, perché ti sei messa a fare i compiti qua quando ti avevo detto di sederti qui? Cioè, non, non, proprio non rispettano mai le regole. Uno vi ha fatto una casa decente. Quantomeno ci prova. E voi vi sedete dove però vi pare. Io non lo so, boh, vabbè. Allora, dunque, insegna a usare il vasino al piccolo Dennis. Quanto al piccolo Leo, ragazzi? Stiamo messi così, quindi dobbiamo raggiungere, sviluppare il movimento e siamo ancora un po' in alto mare, effettivamente. E eh, mancano 5 giorni al passaggio d'età, tocca darsi da fare qua, eh! Quindi, patato, sveglia, nessuno dorma. Perché i figli di Charlotte, ragazzi, eh, si sa, sono sempre sul pezzo. Allora, dunque, vediamo un po'. Basta così con i compiti, non ci interessano le attività extracurricolari, ma dobbiamo darci da fare. Per sviluppare allora abbiamo la motoria Sì, lavoriamo sulla motoria perché è quella più sviluppata Quindi potresti venire qui ed esercitarti nella battitura Tesoro, tu non possiedi nessuna abilità Quindi direi che ti metto davanti ai videogiochi Appena, insomma, decidi di mm, emergere, rimergere dai compiti, come dire Oh, livello 3, perfetto Devi arrivare al livello 4 Quindi vai, vai, faticare, faticare ragazzi Tesoro, pure tu sbrigati però, se no l'altro se la fa sotto, io me lo sento, l'altro se l'è già fatta sotto, ma... Ah, oh, la vita ragazzi è così dura. Allora dunque, eh, eh ovviamente le forme neanche a parlarne. Quindi fai una cosa, lascia lì tuo figlio e insegna le forme a Brian, quantomeno questo, ti prego. Lei è qui tu hai finito quindi vieni un attimino a riprenderti con uh, questa gioca una partita vai Qua ragazzi uh, bisogna sempre come dire darsi da fare eccola lì lì gira il plumbob perché patato che succede lui ha fame quindi iniziamo a tirar fuori il minestrone eh ragazzi, non è facile gestire sta famiglia, non è facile, però mi piace troppo, mi diverto troppo con questa challenge. Allora, prendi una porzione tu e poi non basterà per tutti perché anche loro dovranno mangiare qualcosa. Oh, livello 2 di pensiero e viva e viva, quindi vai tu a mangiare qualcosa, patato, eccolo lì. Vai a prenderti una porzione e vediamo di tirar fuori qualcos'altro. Cosa c'è? Cosa c'è? Un pero? Mi fa tanto piacere, non c'è? Oh, C'è il pane, certo il pane e acqua. Peggio dei carcerati, ragazzi. Però vabbè, mm, dettagli purtroppo. Vabbè. Tu ancora. Però dai, mamma può ancora. Che è qua? L'hai fatta fuori dal vasino. Vabbè, patato, non, non succede niente. Veramente tranquillo. Aiuto con la pila. No. Fai tu, tesoro. Insegna le forme. Questa volta a Dennis. Dopodiché, Patato, eh, cerca di restare sveglio perché qua tocca darsi da fare. Oh, dobbiamo sconfiggere il mostro con un occhio solo. Eh, certo, sono sicura che tuo fratello ne frega proprio qualcosa. E poi no, stai giocando a golf. Vabbè, ragazzi, eh, dettagli. Allora, dunque, dai, sei al livello 1. Livello 2 si raggiunge rapidamente. È il 3 che ci farà un po' più sudare, però vabbè, ragazzi, dettagli. Ce la facciamo? Oh, perfetto. Loro sono qui. Lui ha il plumbob girato. Perché tanto in questa casa hanno tutti il plumbob girato. Sfido non ha qualcuno che non l'abbia. Ah, ecco lei, ragazzi. Lei per il momento è giocosa. Vive in pace la sua vita. E poi, vabbè, Charlotte. Ma Charlotte, ragazzi, è una sorta di. Ecco, cattivo. Esempio, con il vasino. Bebè disobbediente. Che bello, vero? La vita proprio è una meraviglia Charlotte tesoro lo so Volevo anche dire eh, più, Che mi è stato chiesto di far dimagrire Charlotte Quindi eh, volevo dire appunto che non amo tanto usare la pozione Perché eh, la pozione quella del di, in media magro mi pare si chiami una cosa del genere mi è capitato di vedere in altri video perché io non l'ho mai usata. Li fa diventare estremamente magri in modo un po' strano. Non lo so, non, non mi piace. Non, non diventano magri in modo naturale, non so se mi sono spiegata. E, e quindi preferirei non usarla, eccola lì. Sostituisci patata. Però, per favore, eh, impegniamoci a non rompere le cose e anche il pero. E quindi preferisco veramente non, eh, non utilizzarla. E la farò dimagrire un po'. Anche se, anche se, ragazzi, cioè, onestamente, il discorso è questo. Lei è incinta un giorno sì e l'altro pure. Quindi, per quanto uno voglia farla dimagrire, ma continuando a sfornare pargoli, eh, Forever and Ever, praticamente, la, vedrò, la vedo complicata. Però, uno può provarci. Attenzione, ecco, vieni qui, patato. Questo è occupato, ma potresti andare nella camera delle tue sorelle. A balbettare per ricevere attenzione dall'orso. Il magico orso, ragazzi. Che è la salvezza praticamente di, di questa challenge. Perché senza l'orso non so come faremo. Allora, dunque, tesoro, sai cosa potresti fare? Magari questo lo togliamo. Potresti preparare qualcosa. Perché solo il pane, voglio dire, è veramente una povertà. Quindi, servi la colazione, per esempio. Mmm. Un toast francese, dai, Madonna, questi che hanno qua. Dai, patato. Su. Poi dopo vai a dormire. Tre maschietti, ragazzi. Per la prima volta. Tutti e tre letti occupati. Cioè, veramente. Non mi era mai capitato prima. Oh, patato, lo so, hai fame, dai, vieni qui. Prendi una porzione di questo. Per il momento, solo questo. Cioè, quindi mi dispiace tanto, ma, come va qua? Eh, insomma, mh, vabbè. Direi che basta così perché tra poco prendi una porzione, e cerca di farti una dormita, tipo un pisolino perché la scuola a breve chiama. Lo so, ragazzi, tocca stressarli tipo fino a alla fine dei giorni, però ecco. Dai, ti manca oh, perfetto. Vai in bagno, ti fai una bella doccia e poi ti fai un pisolino. Bisogna mantenere un certo ritmo, ragazzi, perché se no poi dopo si arriva al punto eh, in cui praticamente i pargoli non hanno più... Eh vabbè, ma dai. I pargoli non hanno... Mazza quanti soldi! Dicevo, i pargoli poi non hanno più tempo per... Um, cioè, non c'è più spazio, ecco, in casa. E quindi io cerco sempre di liberare eh, più spazio possibile. Per farlo um, è brutto, ma devo anche un po' stressarli. Allora, dunque... Cara, dovresti farti un riposino, quindi datti una mossa. E direi ragazzi che a questo punto, visto che io voglio assolutamente eh, assistere al parlo. Ma che è? Fermi, che è una superstar? Fefefe, fermi, fermi, fermi. Sì, è lei. È vero? Brilla come. Sì, ok, sì, niente ragazzi. È una, una curiosità personale. Allora, fermi tutti. Fermi, che sto andando da una parte all'altra. Dicevo, visto che voglio assolutamente, vorrei assolutamente assistere al parto di Charlotte. Direi che a questo punto ci vediamo più tardi. Eh, o quando siamo vicini al parto, o comunque quando accade qualcosa di importante, o per Altea o per Elara, a livello di passaggi di età più che altro. Ok, ragazzi, siamo tornati e la bella notizia è che la nostra frugola ha ottenuto. È una sentenza di alimentare da 10. Quindi può passare d'età. Quindi ora la mh, sistemiamo un attimino. E la facciamo passare d'età subito, praticamente. Guarda il canale attuale, patata, così ti riprendi un secondo. Per quanto concerne Charlotte, ragazzi, eh, eccolo qui. Partorisci tra punto interrogativo, quindi siamo in attesa del parto e volevo con voi fare una cosa, vi avevo chiesto mh, tipo un paio di episodi fa, se non anche tre, di, di dirmi eh, quale nuova aspirazione dovesse avere mh, Charlotte mi avete consigliato grande famiglia felice, perché io vi avevo chiesto tra progenie di successo e grande famiglia felice, quindi mi avete detto vai fai grande, grande famiglia felice quindi genitore imminente, primo step è fatto diventa un sim adulto e spendi mille simole una voglia te in oggetti per bambini diventa genitore, è stato fatto, già un bambino per un totale di due ore ok socializza con tuo figlio dieci volte capirai fai in modo che tuo figlio abbia tre amicizie stringe amicizia con tre dei tuoi figli capirai fai che un figlio si sposi ecco questo già dovrò andare a far sposare qualcuno socializza con tuo figlio o nipote 10 volte, ottieni 4 nipoti, stringi buone amicizie con 4 figli o nipoti Quindi questo sarà interessante Anche perché ci darà modo, secondo me, di, come dire, no? Far diventare anche la nostra Charlotte nonna a questo punto Quindi, grande famiglia felice, cambiamo la nostra aspirazione Un'ora è già stata fatta, quindi devi leggere a qualcuno per un'altra oretta, tesoro uh, Vediamo un po' come stanno messi i patati qua Dove sei, cara? Sì, vieni a mangiare qualcosa, ti prego Ehm... Um... Direi che è il caso prendi una porzione e poi guardi il canale attuale, anche tu patata, prendi una porzione e poi ti metti a guardare la tv. Ragazzi, sempre una famiglia che dire che è incasinata è dir poco, basta così. Tu pure patato prendi una porzione. L'altro sta giocando, tu... Direi basta così perché diamoci da fare. Allora, comunicazione, stiamo a un buon punto. Vasino, va bene. Pensiero, ecco, vai e dedicati al pensiero pure tu. Sei un po' stanchino, però prima guarda, prima utilizza il vasino. Patato, usa il vasino. E poi potresti, no, a questo punto guarda, parla. Sviluppiamo completamente la comunicazione, ragazzi, direi. Ecco. Sono emozionata. Sarà un maschio, sarà una femmina, ragazzi. Non vedo l'ora di scoprirlo. Eh, tesoro, tira fuori la torta, intanto. Perché così tua figlia, fra poco, può diventare adolescente. abbiamo un'altra adolescente in casa, finalmente. Io mi auguro. Non cresca in modo pessimo, come la sorella prima di lei. Perché, ragazzi, veramente. È come dire, è un dolore ogni volta. Allora, ma possiamo metterlo qua? Mm. Per fargli passare di no, vabbè, dai, mettiamola qua. Quindi, sì, sono veramente curiosa. Dai, quando hanno finito di mangiare, datevi una mossa. Tu patato qua. Ecco, quando hai finito, per favore. Il vasino, immagino. Ecco, ancora occupato. Un tour de force, ragazzi. Perché ti aiuto con il vasino, ovviamente, a tua madre. Quindi, sbrigati a finir di mangiare. E quindi sì ragazzi, avremo un'altra adolescente E dobbiamo poi darci da fare con lo sviluppo dell'abilità di videogioco Perché lei è la tornata ragazzi che direi che era distrutta mm, Praticamente niente E anche, uh, vi ricordo La responsabilità, quindi prima di tutto fai i compiti Te patato che c'è? Ora la mamma arriva, non ti preoccupare Sì, ok, va bene <ride> Mamma mia ragazzi da una parte Charlotte non la invidio per niente. Vai tesoro. Allora, vai. Ok, qua. Devi fare anche il bagnetto. Quindi quando hai finito, ti prego, vieni qua che facciamo anche il bagnetto, ragazzi. È un delirio. Veramente è un delirio. Tu come te la stai cavando? Dai, è un altro che devo usare il vasino, no? Quindi precedenza, lascia stare. Oddio, ha iniziato anche il travaglio! Fermi tutti! Fermi! No, 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 tesoro! Per favore, accompagna prima il vasino. Il piccolo Brian, vai! Accompagna prima lui, per piacere, ti prego. E magari tua figlia farà il bagno, perché ragazzi, qua veramente altro che delirio! Socializza con tuo figlio? Sì, 3 su 10, muoviti per favore, perché. Almeno metterlo sul vasino e poi soffrire in silenzio. Praticamente vai, asciuga tanto. Un po' di tempo c'è, ragazzi. Come al solito la farò partorire qui a casa. E quindi, sì, ragazzi. Ho messo due culle perché non si sa mai. Vai, tesoro, vieni a partorire per favore. Maschio o femmina? Maschio o femmina? Charlotte sta per avere un figlio. Io vi ricordo qui ancora. Uh, tutti i nomi che mi avete indicato, quindi sono più che pronta, ragazzi. Sono più che pronta. È una femmina, Oh perfetto. Dunque, volevo questa volta utilizzare un nome che mi è uh, stato consigliato, suggerito così da. Uh, fatemi vedere, fatemi vedere perché ho la lista qua. Ok, da Cassiopeia Malfoi. Vediamo, ho tutta la lista. Potrei. Sì, scelgo questo e chiamerò la piccolina Erin Turner. Io ho messo due cool, ragazzi, ma spero veramente sia solo una perché. Oh, Charlotte e Alberto hanno avuto un figlio! Eccola qua, la patatina! Vai, fai cura dei neonati. Super efficiente, tesoro. Ecco, vai, cura dei neonati superficiente, per piacere, dai Quindi che bello, non servirà nell'immediato un'altra culla Ora, la cosa però che dobbiamo fare assolutamente È, allora, Alberto abbiamo avuto il pargolo, la pargola Aurora con, con lui Notare ragazzi 4 giorni al passaggio d'età, quindi dobbiamo sbrigarci Ehm uh... Sì, la patatosa qua, ecco, è stata appunto proprio fatta con lui. Quindi direi che a questo punto noi modifichiamo il club e ci resta solo Matteo. Quindi inizia il raduno. E vai qui insieme. Fatemi sbloccare eventuali porte perché io ogni tanto, cioè tutte le volte... No, ok, stavolta era già sbloccato, quindi dobbiamo cercare di avere un figlio con lui. Volevo ragazzi, inoltre dirvi una cosa, io cercherò di andare poi ovviamente alla ricerca di altri papini, però eh, se avete piacere potete voi eh, creare, raccontargli una storia incredibile, dei papini per... Chi è? Ah, oh, non sta piangendo, ok. Dei papini per la nostra Charlotte, perché ragazzi qui eh, c'è bisogno ovviamente di sim... A un certo punto anche quelli del gioco poi, come dire, finiscono. Quindi, se volete aiutare Charlotte in questa avventura, Patato, fai una cosa: fai un pisolino qui. Uh, sono cioè a me farebbe molto piacere quindi se fa piacere anche a voi potete tranquillamente creare dei sim che inserirò nel, um, di volta in volta nel, um, nei club diciamo nel club e così Charlotte avrà sempre dei papini a disposizione per fare pargoli fatemi sapere se questa idea può piacervi insomma se può farvi piacere ecco quindi cara tu qua ecco dati da fare perché uh, Gioca una partita? No, allora Patato fai una cosa Qua tua sorella verrà a rompere il pero Quindi vieni qua e fai un pisolino Basta Oh, forza Stavolta non ha detto di no, ragazzi Quindi Charlotte resterà di nuovo incinta? Lo scopriremo a breve Nel frattempo, Patata, tu eh, Puoi crescere, quindi inizia ad a venire qui Perché Se no sta torta fa una triste fine, ragazzi Io me lo sento Patato tu vai, su Vai a fare un pisolino Madonna, sti, sti scambi mistici Ok I bimbi sono qui, buoni buoni Tesoro, dai Finito? Dai uh, Cosa avete fatto? Non avete fatto, cercare di avere un figlio Avete fatto fichi fichi Ragazzi, pure io buonanotte, proprio No, tesoro sveglia Nessun dorma Sveglia tesoro Non dormi mai, devi dormire adesso Dobbiamo Mi sono sbagliata io ragazzi ovviamente Buonanotte, cerca di avere un figlio, vai Su Sai com'è, ce ne ho pochi Me ne servono altri per la mia collezione Va bene, ciao Ciao eh, ciao Quindi queste sono le pargole da cui devo ancora andare Ma non vi preoccupate perché Nel prossimo episodio andremo da loro ragazzi Perché obiettivamente Um, se Charlotte ora mi rimane incinta, poi la gravidanza insomma dura un po' e non corriamo rischi. Uh, fai una cosa, patato. Fai un pisolino tu. Tu invece vai proprio a dormire. Dormi, dormi, dormite, dormite. Così una volta che tua madre rimane incinta, lei ragazzi, volevo ecco perché lei sta proprio qui. Quindi fra tre ore mi andrà a lezione e devo assolutamente, ragazzi. Vedere se riesco a mandar via di casa anche lei Perché una volta Che mi avrà ottenuto Questo punticino qua Saremo a posto con l'abilità Per quanto concerne la responsabilità stiamo veramente a un soffio Quindi devo lavorare assolutamente Sulla responsabilità una volta ottenuto il punto Tesoro fantasy di gravidanza Perché in caso lo sbologniamo Charlotte non è incinta No vabbè ragazzi Quest'altro che sola Vai cerca di, fare un... Cerca di avere un figlio Ce la faremo, ragazze, ad avere un figlio con questo tizio? Forza. Non farmi passare. Non far scattare il giorno per Charlotte, perché abbiamo ancora quattro giorni. Quindi deve rimanere incinta ora. Così l'età si blocca. Forza! State dormendo qua sotto? No, vabbè. Ragazzi, cose mistiche. Notare i, mh, sempre le piante, ragazzi. Quindi, se aumentano i soldi vi ricordo, è per questo. Forza, Charlotte, tesoro, su. Che bello, sì, dormi dopo. Allora, fantas di gravidanza. Oh, fra un'ora, su. Eh sì tesoro, devi mm, sostituire. Si rompe tutto, ragazzi. Pere proprio a grappolo che si rompono. Oh, perfetto. Non serve comunicare niente. Vai qui, gli chiediamo di restare solo amici. Chiedi di essere solo amici. E lo sbattiamo fuori dal nostro club perché non ce ne frega un pelo. Quindi, ragazzi, veramente, uh, se volete, mandatemi. Simmini, perché come potete vedere, nel, al momento non ci sono. Le ha molta fame, sì. Ok, basta parlare con lui. Ciao, ciao, è stato bello. Al momento come potete vedere il club è vuoto, quindi abbiamo il tempo di un paio di episodi e poi Charlotte dovrà rimanere di nuovo incinta, quindi mi raccomando, conto su di voi. Allora vieni qua tesoro. Basta, tu hai fatto quello che dovevi, giusto? Sì. Passa d'età, patata, esprimi un desiderio, dai. Forza, forza! Auguri! Un'altra adolescente in famiglia, ragazzi, mamma mia, mamma mia, quello è devastato. Ora gli facciamo mangiare qualcosa assolutamente perché ragazzi, non si può. Allora fermi, fermi tutti, apri, tira fuori qualcosa, qua che c'è, tira fuori questo, ti prego, mangia qualcosa. Perché ci manca solo che ci portano via il bimbo. Quindi forza, tesoro. Tanti auguri, buon compleanno alla piccola Lara. Oh, tutti spediscono regali Ed eccola qui Fatti vedere però tesoro, scusami eh Non è che voglio farmi gli affari tuoi ma Vorrei poterti guardare da vicino Ecco, chi è che piange? Ecco bene, iniziamo bene ragazzi Questa è la faccia, iniziamo veramente bene Ora devo dire sta messa meglio di sua sorella eh Sta messa decisamente meglio Il look farà schifo perché già lo vedo da qua che fa schifo, guardate un po' che roba. Però per il momento uh, può andare. Può andare per il momento, se lo tieni così, tesoro, detto fra noi. Uh, tu cosa devi fare? Oh, lei è cresciuta, ragazzi. Come nativa della città. Intanto, per favore, vieni qui e fai una cura dei naniti super efficiente. E vediamo un po' i tratti, ragazzi. Perché la responsabilità, vabbè, dai, non sta messa male. È creativa e perfezionista. Perfetto, quindi iniziamo subito a lavorare perché devi fare tre punti. Quindi visto che sei creativa, vieni qui dipinto classico e vai. Tu pure patato c'hai una fame che ti si porta via proprio, quindi fermi. Nutriamo i pargoli, ma che fine ha fatto? Ma era finito? Ragazzi, mamma mia che delirio qua. Allora fermi. Qua, ecco. Ci sono ancora cinque porzioni, quindi prendi una porzione. Tu, patato, no, tu stai meglio di me, quindi stai qua, per favore. Uh, intanto tu, per favore, studia sodo. Abbracciasi, poi inizia a balbettare come se non ci fosse un domani. Perché a questo punto, ragazzi, si, sì, vabbè, ha guadagnato zero, chi se ne frega. A questo punto, dicevo, noi dobbiamo... Eh, lavora da casa. Dobbiamo unicamente raccontare una barzetta sui politici e pronunciare un discorso, va bene, ok? Dobbiamo unicamente attendere il past il ritorno a casa di Altea, sì, di Altea, per vedere ragazzi se anche lei riesce o meno a passare d'età. Io ovviamente la farò lavorare sulla responsabilità eh, off camera così vi mostrerò soltanto il passaggio d'età ragazzi e poi ehm, chiuderemo l'episodio. Come previsto ragazzi siamo riusciti a massimizzare comunque, a sviluppare la eh, responsabilità e la nostra anche. Ho mm, ottenuto comunque il voto 10 a scuola. Quindi è una studentessa del 10 a 10 può passare d'età, diventare giovane adulta e sbolognare da casa nostra. Evviva quindi tesoro. Vai, Sofia. Oh. Che bello. Che bello. Eccovela qui, ragazzi. In tutto il suo splendor. E anche Altea è diventata una giovane adulta, Oh, fermi tutti, fermi tutti. Quindi, ovviamente è responsabile, attiva, ordinata e creativa. Ah, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Gli obiettivi che eh, avevamo comunque, diciamo, impostato per questo episodio... Sì, ciao. Sono... Stati raggiunti, c'è anche call per il... Uh, compleanno di sua sorella che non sa si sposerà presto perché deve aiutare sua madre a completare la sua aspirazione anche la nostra Charlotte ha fatto passi avanti perché vedete ha socializzato um, con il figlio dieci volte quindi deve soltanto leggere a un bambino per un totale di due ore un'altra volta e avrà completato anche questo step quindi che dire io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio se vuoi poi crollare tesoro mio mettiti qua fatti un pisolo se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video Potete trovare tutti i vari modi per contattarmi Ecco bravo tesoro vai La programmazione del canale, le playlist Ma soprattutto I link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Ma cinema con i Sims 4 gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali Ragazzi iscrivetevi Perché ne vale veramente la pena E campanelline sempre attive perché solo in questo modo Vi arriverà una notifica Nel momento in cui qualcuno di noi pubblica che un video quindi non rischierete mai di perdere i contenuti che portiamo nei nostri canali quindi mi raccomando campanelle sempre attive ma questo che vuole? Vi ricordo ragazzi che nel prossimo episodio saremo in casa di Margot e di Alexis, quindi uh, andremo da loro perché um, lei ha appena iniziato la sua gravidanza, quindi facciamo tranquillamente in tempo e non rischiamo che il pargo la pargola nasca senza, insomma, uh, essere presenti, quindi non rischiamo di perderci il parto e vi ricordo anche di mandarmi se avete piacere ovviamente i papini per Charlotte, perché in questo momento il club è vuoto, quindi abbiamo bisogno dei vostri papini. Perché se non nel prossimo episodio, Massimo fra un paio di episodi, Charlotte partorirà e a quel punto, ragazzi, eh, ci serviranno i papini per portare avanti la challenge. Quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, io e Charlotte chiediamo il vostro aiuto. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul soul simmers e non.